Ciao Silvia, benvenuta al Freelance Camp. Buongiorno. Ciao Silvia, buongiorno, buongiorno e grazie a voi, è veramente un piacere rivedervi. Anche per noi. Senti Silvia, noi ti abbiamo invitato, come sai, ma lo racconto anche alle persone che ci stanno ascoltando, perché il tuo ultimo libro, Il futuro del lavoro è femmina, è arrivato in piena pandemia. So che tu l'hai scritto un po' prima della pandemia, ma è un libro, cioè, profetico, ma soprattutto è profetico perché parla di ciò che sarebbe dovuto già accadere da molto tempo, cioè un lavoro più a misura di persone. Dai, parlacene tu, raccontaci anche che cosa ha significato fare uscire il libro in questo anno così eccezionale. Sì, diciamo che il libro ho cominciato a macinarlo a fine 2018, quando cominciava ad essere chiaro che la visione del lavoro, del futuro del lavoro, soprattutto quella politica, stava prendendo una piega che a me personalmente non piaceva affatto. Perché pur non essendo mai stata freelance, io credo moltissimo nell'accountability, nella responsabilizzazione di tutte le persone, anche se dipendenti, e credo tantissimo nel valore che ciascuno può dare, no? Col proprio lavoro. Quindi diciamo che a fine 2018 mi era presa un po' male, no? Col decreto dignità e tutta una serie di misure molto assistenzialistiche e molto legate a concetti del lavoro legati a un'impostazione del Novecento. E non c'è nulla di male se non fosse che fosse il 2020 e che negli ultimi 30 anni è successo tutto il contrario di tutto a livello di mercato del lavoro. E continuare a ragionare con quelle categorie mi sembrava davvero fare poco servizio all'intelligenza delle persone e soprattutto non guardare al domani. Quindi diciamo, l'occasione ci sono verificate una serie di occasioni fortuite, tra cui appunto la richiesta da parte del TEDx di parlare di futuro del lavoro, che è arrivata in contemporanea con la richiesta di Bompiani di un libro sul futuro del lavoro. Allora ho cominciato a usare questi due strumenti per farmi delle domande a questo proposito. E nello specifico ho deciso in qualche modo di capire cosa fosse il futuro del lavoro per me. E in qualche modo avevo la fortuna di averci ragionato tanto negli anni precedenti, soprattutto a livello di digitale, no? Social recruiting, come l'ecosistema digitale vada scusate, ma smart working significa anche campanelli quando non devono esserci. Corriere, tipicamente. Quindi dicevo, la mia idea era capire che cos'è la discontinuità per me nel futuro del lavoro e ho cercato di interpretarla secondo tre categorie. La prima quella delle competenze, la seconda quella dei modi di lavorare, la terza quella della visione. Competenze, io ho lavorato nell'ambito delle risorse umane, quest'anno faccio 18 anni di lavoro. E sempre nell'ambito digitale, sempre nell'ambito dell'innovazione delle risorse umane, quindi ho avuto davvero punti di vista privilegiati, no? Su che cosa succede nell'ambito delle risorse umane del lavoro. E nello specifico, negli ultimi anni mi ero anche un po' stufata, no? Di questa visione un po' buonista delle soft skills, come determinanti, no? Però poi andavi in ufficio e soft skills le mettevamo o parlavi con i clienti e le mettevamo nel cassetto perché comunque era un po' sfigato, passatemi il termine, no? E invece una grossa focalizzazione sulla specializzazione, sulla tecnicalità, sulla verticalità, che ovviamente sono cose importanti, ci mancherebbe, cioè se non ce l'hai non puoi lavorare. Questo per me era un dato per scontato. Però quello che secondo me non era sufficientemente chiaro è che in un mondo iperconnesso, con la necessità di fare ecosistema, ma me lo immagino in particolar modo per chi non ha il beneficio di una struttura organizzativa alle spalle, no? Cioè chi fa il freelance ha maggior ragione, è introiettato, secondo me, una serie di leve imprescindibili per far funzionare le cose, condividere, parlarsi, avere dei riferimenti, sapersi scambiare anche come dire, delle parti emotive, perché giustamente immagino che ci siano anche più difficoltà, ci sono delle difficoltà stare col capo qua, ma ci sono delle difficoltà anche a stare da soli, io credo, no? E credo che da un lato la situazione preesistente, ma dall'altro la pandemia abbiano accelerato quello che era un processo imprescindibile. Tu mi hai fatto un mega complimento prima, Alessandra, hai detto un libro profetico, no? Ma non è che fosse profetico perché fosse rocket science. Era chiaro che c'erano dei problemi nel mondo del lavoro prima, cioè era palese che le persone erano iperfrustrate dei meccanismi legati alle organizzazioni e legati alle gerarchie, legati a una visione accentratrice.
Ecco che quindi una serie di competenze che appunto avevamo tenuto nel cassetto invece hanno cominciato a diventare importanti, perché se tu devi fare andare avanti un progetto, e questo voi freelance lo sapete bene, e non avete davanti il vostro interlocutore, devi mettere in campo altre competenze, cioè devi saper fare ascolto attivo, devi saper intercettare dei movimenti, diciamo anche relazionali, devi saper condividere le informazioni. E quindi tutto ciò che consideravamo in qualche modo un po' soft era in realtà human. E lo human ci fa solo che bene, secondo me, e fa succedere le cose. E io mi auguro che quando ricostruiremo una diversissima modalità di lavorare, che non sarà la modalità normale precedente, ma una versione completamente inedita e ibrida, spero che faremo tesoro del fatto che anche portarsi a casa competenze informali, relazionali ed emotive ci fa lavorare meglio. Poi c'è il tema dei modi di lavorare, no? Dicevamo, appunto, anche in questo caso freelance teoricamente avvantaggiati, perché appunto Miriam mi fa scattare invidia con la sua suite in San Marco, ed era una cosa che potenzialmente avresti potuto fare anche prima, no? Mentre io anche volendo ho un ufficio fisico in cui per fortuna mia e anche per spinta mia c'è comunque una grossissima... un grossissimo favore rispetto allo smart working, però di base non è che potevo andare in albergo sicuramente, no? E credo che rivedere spazi, tempi, relazioni e identità fosse anche lì urgentissimo, nel senso che anche lì dover per forza vedersi, e anche voi come consulenti e freelance, doversi sciroppare 85 ore di treno per una riunione di mezz'ora, non aveva senso, non ce l'aveva prima, non ce l'ha adesso, e lo dico da committente di fornitori esterni, ma perché? Cioè, perché far così? Probabilmente io, scusate, sono stata anche fortunata e privilegiata perché per anni ho avuto un ruolo globale e l'ho fatto in smart working, ma anche se l'avessi fatto dall'ufficio, gestendo 60 paesi, comunque sarei stata remota per gli altri 59 e quindi era perfettamente inutile essere in un ufficio X o a casa mia perché tanto non variava nulla. E questo mi ha fatto capire quanto invece fosse importante saper contare anche su altri strumenti e soprattutto, di nuovo, saper trovare una propria dimensione, una propria ibridazione rispetto ai tempi e agli spazi del lavoro e della vita. Questo per milioni di persone è stata una novità assoluta quest'anno, uno shock tremendo per citare qualcuno, e indubbiamente lo è stato anche per chi era più pronto psicologicamente e culturalmente e formativamente, no? Quello che mi è spiaciuto è che, e infatti ho accettato di buonissimo grado oggi, perché secondo me tante aziende non stanno facendo il ragionamento che state facendo voi paradossalmente per la vostra community, no? Non stanno preparando culturalmente sotto il profilo della formazione quelle che sono delle skills vere e proprie rispetto alla leadership da remoto, al passaggio da un sistema di command and control a un sistema invece di flow. Poi ho sentito che parlerete anche con Piero Tagliapietra, quindi insomma tutto un aspetto di project management che doveva entrare nelle aziende, che era assurdo che non ci fosse. Posso Mi chiederti una spiace. cosa, Silvia? Sì, scusami, io vado avanti come un treno, come Sì. sempre. Mi aggancio a questo passaggio in questo momento, no? Le aziende dovrebbero incentivare le persone, aiutarle a capire come si lavora in questa nuova dimensione. Ascoltandoti, la domanda che mi sorge è in maniera più trasversale. È chiaro che ci sono delle competenze in più che vanno acquisite. Ma chi è che dovrebbe occuparsene? Cioè, come dire, nelle parti di hard skills ci sono tutta una serie di istituzioni, processi, percorsi che si possono fare per imparare le parti più tecniche e specifiche di ogni professione. Ma per le soft skills, chi è che dovrebbe dire, ehi, qui c'è spazio, ce ne occupiamo noi, oppure Allora, costruire un percorso di formazione? Perché credo che anche per le aziende. Io lavoro anche con tante medie imprese, no? E per loro è stato forse ancora più complesso rispetto alle multinazionali perché non c'è neanche un HR a volte, quindi non c'è neanche qualcuno che si possa curare della crescita delle persone. E quindi mi sono chiesta se è sempre il singolo che deve diventare più autoimprenditore in qualche modo e farsele queste competenze o se nella tua visione c'è una modalità diversa. guarda, è una domanda bellissima, Miriam, perché in realtà è a multirisposta. Secondo me ci deve essere una parte,
laddove possibile, dell'azienda titolata a farsi carico di questa trasformazione, perché a tutti gli effetti un processo di change management, o al 100% lo è. E quindi se non c'è accountability di almeno una funzione, è poi difficile andare anche dal senior management e poi fare l'effettivo cascading, no? Parlo delle organizzazioni complesse in questo caso. Quindi sicuramente ci deve essere una funzione che tendenzialmente è le risorse umane, però riguarda tutte le funzioni in realtà. Quindi la bravura delle risorse umane deve essere nel sapersi coordinare con chi fa real estate, per la definizione degli spazi, per esempio, con chi fa l'IT, per capire modern workplaces, per esempio, con chi si occupa delle mansioni non smart workizzabili. Quindi in realtà sono N interlocutori e o comprano l'idea tutti o non funziona. Non può funzionare, non so come dire, ci deve essere per forza un buy-in complesso e articolato nel caso delle grandi organizzazioni, anche perché un conto è avere un'azienda di 6.000 dipendenti e un conto è avere una piccola impresa di 150, però spesso nella 150 o nei 15 non ce l'hai, come dicevi tu, la funzione risorse umane, ed ecco che quindi lì forse già nell'azienda grande vale la pena affidarsi comunque a fornitori esterni, anche comunque sentire punti di vista differenti. E io, sarà che me ne occupo tutti i giorni, sto vedendo delle cose bellissime nascere in quest'anno. Diciamo, un tipo di riflessione così accelerata non ci sarebbe stata, e no. Quindi oggettivamente ci sono veramente tantissimi bei progetti in giro da prendere, da rivalutare e da adattare alla propria organizzazione. E quindi, diciamo, grande organizzazione, multi stakeholder, piccola organizzazione, meno stakeholder, ma non tanti di meno, e magari fornitori esterni in maniera più strutturata, mentre di là si può fare un po' più di così, insomma, selezione. Poi io rimango dell'idea che stia anche al singolo, autoimprenditorialmente, andarsi a cercare i contenuti. Io ripeto, sono anni che mi occupo di questi temi, e la proliferazione e l'accesso all'informazione e la tematizzazione che c'è stata in questi ultimi 12 mesi, me la sono sognata, cioè è il paese dei balocchi per me negli ultimi 12 mesi, perché finalmente si parla di quello che mi piace, mentre prima dovevi andare all'estero a vedere, no? Qua eravamo ancora al telelavoro, quindi era un attimo frustrante, no? Quindi per adesso si può davvero entrare nell'agenda, si possono frequentare appunto incontri come quelli vostri di oggi e cominciare a ragionare che ruolo voglio avere io, no? In tutto questo, perché poi nel libro, tra le cose che devono cambiare, vi dicevo, c'era la terza cosa che è la visione, e la visione è una visione più soft, quindi non soltanto trattare il futuro del lavoro in termini di robotizzazione, automazione, disoccupazione, grandi scenari macroeconomici, che ovviamente ci sono, ma al tempo stesso vederla dal punto di vista delle persone che hanno un ruolo attivo. Cioè l'aspetto, diciamo, dei dipendenti deve un po', come dire, cedere il passo a un aspetto di colleganza, nel senso di collegarsi fra di noi, anche se non apparteniamo alla stessa organizzazione. Cioè si deve passare fondamentalmente da una visione domanda-risposta a una visione di ecosistema, secondo me. Però ognuno deve fare il suo, perché altrimenti di sicuro non verrà nessuno a farlo per te, ecco, secondo me. Super. Penso ci sia anche un grande tema di distribuzione delle risorse in una fase in cui c'è una divaricazione così forte fra diciamo, chi prospera e guadagna tanto dalle nuove situazioni e chi invece viene progressivamente escluso. Se non troviamo modo di liberare le persone, di redistribuire le risorse in modo anche che le persone non siano ricattabili. Assolutamente. Io trovo che tutto ciò che tu hai scritto nel libro sia benissimo, anzi, come ho avuto modo di scrivere, sarebbe già dovuto essere successo anche senza bisogno di un'emergenza pandemica da molto tempo. Però vedo intorno a me anche aziende in cui comunque non c'è questo commitment dall'alto e le persone non hanno leve su cui agire. Dal basso non lo fai succedere se non hai la forza, diciamo, contrattuale, ma anche interiore di poter scegliere. Guarda, sono super d'accordo, nel senso che il rischio che gli addetti ai lavori, me compresa, rischiano di correre e di cascarci dentro con tutte le scarpe,
è proprio di sottovalutare questo tipo di impatto, ed è però anche il motivo per cui continuiamo a parlarne, perché devi arrivare, diciamo, a quante più persone possibile questa consapevolezza, e non è che vedi un webinar e lo acquisisci, no? Però più lo tematizziamo e più in qualche modo facciamo sì che le persone comincino a ragionarci, e più credo che abbiamo fatto anche il nostro ruolo di cittadini oltre che di professionisti. Cioè, io la vedo molto, come ho esordito, la vedo anche in maniera molto politica. Ma politica in senso lato. È una lotta politica che dobbiamo fare, e io penso che la facciamo tutti i giorni, parlandone, discutendone e anche cambiando operativamente il modo di lavorare. Io ti ringrazio tanto, Silvia, per aver condiviso con noi i tuoi pensieri, e alla prossima occasione ci si vede online, ci si incontra in giro, e soprattutto si tira tutti in questa direzione. Bene, grazie, davvero. Grazie mille a voi e buona continuazione. Grazie. Ciao, buona giornata, ciao. Grazie. Ciao.